Salve a tutti, benvenuti nella mia guida di Dishonored 2. E niente, guardiamo un po' che Se succede. Aipezia non sapesse di essere l'uccisore della corona, forse Beh, rifiutava di accettarlo. no, ma saranno cazzi suoi, ragazzi. Comunque andiamo a vedere. Sì, va È meglio parlare con Aipezia prima di andare. bene. Ha Va preso una bene. delle stanze, solo per un po', credo. Va Doveva bene, stare sì. lontana da Potenza della Ackerman. Gran Guardia che mi Ecco. impedisce di andare. Oh. Non sono sicura di aver capito bene cosa ha fatto per me. Ok, abbiamo preso anche un Mi sono trofeo, non creata so un se si nemico in vedrà. casa d'Ackerman. Sì, Grazie. va bene, siamo un ragno. Allora, cosa facciamo? Visto che lì c'è una bella scorta, ci facciamo il piano e ce li prendiamo tutti, sì, tutti. I miei sogni sono ancora pieni di visioni, Ok, grazie. alcune delle quali Sì, vorrei qui le rivedere. solite cavolate. Megan deve essere sul ponte. Non ci interessa. Allora, una cosa particolare che Ramsay è l'uccisore della corona. sì, va Due bene. pezzi del puzzle. Una cosa che vi volevo far Ma vedere è un quale? piccolo retroscena su come è stato catturato Sokolov. Per scoprirlo basta andare qui e ascoltare questo, che ora vabbè non vi farò sentire perché tanto lo ascolterete se volete voi con calma. Un'altra piccola cavolata, mi prendo questa manovella, giriamo a destra, a sinistra non andiamo nel cesso che abbiamo di fronte, la mettiamo qui e giriamo e abbiamo chiuso la perdita, siamo degli eroi. Ok, una volta fatto questo riprendiamo la nostra missione, andiamo a parlare con Occhio Cicala lì, dov'è? Ok, qua, e sentiamo un po' cosa ha da dirci. Abitudine, insieme al Colosseo si chiude le porte. Speriamo che la vostra amica non affondi la barca nel mentre. Lo spero Pronti? anch'io. Certo che siamo Siamo andati. pronti. D'accordo, mettiamoci in marcia. Gindosha è importante per la cerchia Ma del che ponte. cazzo? Ma è La sua villa è chiuso? Ma protetta dalla Gran tutto è Guardia e scavolo. ferma Vabbè, sono chiunque abbia dettagli. un'aria sospetta. Aria sospetta. Te Hai proprio non detto ti che puoi c'è un nemmeno muro di avvicinare. luce che blocca l'accesso alla stazione di posta? Sì, ma si fa del mercato nero lì vicino. Vendono sottobanco. Avete mai usato un reindirizzatore? Sì, ma sono passati anni. Bene. Superate il muro di luce, poi salite sulla carrozza per l'abitazione di Jindosh. C'è un motivo se la gente ha paura della sua villa. Ci vediamo a cosa. Corvo, occupatevi di Jindosh e dei meccanosoldati, poi riportate Sokolov, è importante per me. Non se la piacerà mica Solokov. Vabbè, comunque, dettagli a parte, bisogna fare parecchi soldini in questa missione perché più avanti nel mercato nero ci serviranno per comprare un paio di cose, proprio due. Quindi facciamo un po' una piccola ricerca per non farci trovare squattrinati. Allora, soldi facili, ma 10, che miseria. Allora, ora noi andremo, ho già sbagliato tasto, perfetto, andremo a prenderci un amuleto d'osso, un amuleto d'osso. Solite cavolate, ma che vi leggete voi con calma. Qui si fa più vandali, prendiamo questo e ora andiamo
ci prendiamo due rune. Eccole qua. Qui partirà un breve filmato dove racconterà un po' il passato del genio che stiamo andando a trovare. E vabbè, ci siamo presi due rune, ora ci andiamo a prendere, madonna che casino, ci andiamo a prendere proprio altri due soldini di numero, perché 15, i più miseri, cioè il più misero sono, purtroppo l'ho giocato con questo account e niente, c'è questo problema di soldi perché sono proprio, lo sto giocando come lo vedete voi in questi video. Allora, cosa fondamentale, quando fate questi spostamenti con la traslazione su questi lampioni, assicuratevi sempre che ci sia la freccia e non che vi spostate sopra così, perché certe volte può dare errore e farvi cascare di sotto, e quando cascate di sotto sono veramente cazzi. Guardate come mi ha messo a me ora, tipo. Allora, questo è un po' più difficilotto. No, invece che culo, stiamo zitti. Ok, siamo qui. Ora noi ce ne andiamo a prendere degli altri soldini. Gli altri soldini sono qui dentro, insieme a un altro amuleto d'osso. Ok, qui il solito libro che non gliene frega a nessuno in questo momento. Però è più forte di me, lo devo prendere, non guardatemi male. È proprio una fissa che c'ho io, li devo per forza prendere. Allora, qui c'è l'amuleto, come sempre. Ma ecco, non faccio a prendere. Luce morente, che cavolo sarà questa luce morente? Proiezione e traslazione non consumano mai, se usate entro un secondo da una... Ecco, a noi non ci serve a niente questa luce morente. Quindi, dopo questa bella inculata, proseguiamo. Allora, si te salva pure. Che cosa c'è? Ah, c'è un bel maialino sardo che non si può mangiare e lui preferisce mangiare le carote. Va bene, sono dettagli. Una mela per finire in bellezza. Che cavolo? Qua quanti topi? Vabbè, almeno qui non portano la peste. Allora, vi ho fatto venire qui perché non è fine tanto alla missione, vaffanculo, alla missione, ma come sempre è per i soldi. Cosa succede qua? Noi qui troveremo una cassaforte. La soluzione, la combinazione qual è? Qui abbiamo una nota dove ti dice che questo l'ha cambiata perché pensa di essere perseguitato e l'ha appuntata sulla lavagna dell'ufficio. La lavagna dov'è? Eccola qui. Ma per magia, eccoci qua, manca un numero. Noi cosa faremo? In questo caso manca solo il primo numero, però a me è capitato che mancasse, non so, il secondo, che ci fosse il primo, il secondo no e il terzo sì. Quindi noi cosa facciamo? Mettiamo 30 30. E poi qui andiamo a caso finché non comparirà Magic. Ecco, vabbè, in questo caso abbiamo avuto parecchio culo alla prima, se non alla seconda. Comunque proseguivamo finché non si trovava la combinazione. Ora, dopo aver raccimolato qualche altro gruzzoletto, qui mi sembra non ci sia niente. No, ce ne andiamo. Sì, va bene, va bene, va bene. Una volta che ci arriviamo dai coglioni, ritorniamo su, perché su ho detto, perché io preferisco passare dai tetti, sono molto più sicuri. Quindi vabbè, ma forse la modalità silenziosa non serve. Questi topi li ammazzerei, però gli animalisti mi darebbero contro. Cosa facciamo? Modalità silenziosa, ce ne andiamo lì sopra e torniamo. Ah, per la cronaca, laggiù c'è una runa, ma in qualsiasi modo, almeno a me non è riuscito, in qualsiasi modo provate a prenderla, avrete scoperto, perché è un'imboscata, c'è un piazzale e tutti sono posizionati ai quattro angoli. E quindi niente, se volete essere scoperti, cioè se voi trovate un modo, complimenti, io non ci sono riuscito. Qui mi mette di mezzo questa cosa qui, speriamo bene.
Zitti, non diciamo nulla. Andiamo a quella successiva. Perfetto. Allora, io, come ho già detto in qualche video, nei miei video di gameplay non mostro mai dove sono le rune o gli amuleti d'osso, ma qui è di strada e non mi costa niente. Mi prendo prima di tutto questo. 150, sti cazzi. Sì, vabbè, qui la miseriata a fette. Qui un po' i più farabutti. Si prende anche questo. Ok. Persecutore rapido. È una trianculata, me la sento. La velocità di movimento con le armi riposte è leggermente superiore. Invece no. Però isce, non mi sembra ne voce a una. Ti muovi più rapidamente quando trasporti un corpo. La tua capacità di movimento non è rallentata se le armi sguainate. Quindi, se non è zuppa, è pan bagnato. Sì, però in un certo senso la velocità si sente, eh. Ok, sempre le solite cose inutili. Ora, una cosa fondamentale. Qui noi troveremo una guardia, che è quella. Proprio questa qui, che sto mirando. Che ammazza le zanzare. Il problema qual è? Finché questa guardia non supera il nostro, non ritorna indietro, noi non potremo spostarci, perché se no ci sgama come i tacchini. Quindi ecco, ora è il momento. Facciamo, noi ci buttiamo qui con calma. La guardia ha superato il nostro punto di vista. Noi ci buttiamo qui dietro e poi alla velocità della luce ci spostiamo più lontano possibile. Perfetto. Ma che cavolo è questo? Vabbè. Rumori parecchio inquietanti. Ora la rifacciamo ripassare. Ok. Ci spostiamo di qua. E subito, rapidi come gatti, perché c'è una guardia lì. Appena possiamo, ci teletrasportiamo sopra. Buono. Ora da qui, anche se sembra una cavolata, nessuno ci può più vedere. Tutte queste guardie per loro sono invisibili. Sempre facendo attenzione a questa guardia, noi cosa facciamo? Ci spostiamo in linea d'asse con questo palo. Che cavolo, non ci spostiamo qui, ma bensì qui. E poi di nuovo come un razzo di qua. Perfetto. Della seconda traslazione non c'era bisogno, però non ho voluto rischiare io. Se no, se per caso sbaglio, non ci vuole nemmeno pensare, mi tocca rifare tutto. Qui siamo arrivati finalmente al mercato nero. Ok, parliamo con Se lo lei. sai della Gran Guardia, Sì, non sono della Gran Guardia, non si c'è vede. qualcosa di familiare. Ok, Dovresti andartene. Faremo affari sicuramente non è un altrove. Comunque, simpaticone. Paolo sta arrivando. Ho capito. Eccoli qua. Eccoli qua. Con due guardie del corpo. Credo sia qui. Nasconditi. Ho capito. Ok, possiamo andare. Non me la prendete con troppa calma, perché se per caso sbagliate una volta siete fregati. Allora, ora noi ci possiamo mettere a rigliare la conversazione. Lì. Ok. Ok, una volta fatti passare, noi cosa facciamo? Facciamo i famosi acquisti di cui vi avevo parlato.
Ok, qui c'è il reindirizzatore se lo volete utilizzare, però in questo video non lo utilizzerò. Una runa che io me la compro e questa chiave per la biglietteria che non è fondamentale, ma ci servirà per fare qualche soldino in più. Sì, grazie. Ritornando a Paolo, Pablo, non a Paolo, Pablo è un altro. A me mi sembra di conoscerlo, o almeno di aver riconosciuto qualcuno. Ora vi farò vedere chi. Ovviamente sono solo supposizioni perché io non sono fisionomista, quindi potrebbe essere una bella cazzata. Me ne vado qui, mi prendo i soliti spiccioli da pezzente quale sono, e questo che me lo uso subito. Insomma, comunque vi dicevo. Modalità silenziosa, ok. Con calma vado qui. Ok, questa donna che ora non. Questa qui che ora non si vede, aspetta. Mi sembra di averla vista nella missione. Nella seconda missione. Che cazzo è stato? Qui dicevo. Questa donna l'ho vista quando nella seconda missione potevamo scegliere se avere i poteri o no. E niente, quindi forse può avere un ruolo fondamentale nella trama del gioco, però ancora io non so se sia vero o no quello che dico. Allora, cosa molto fondamentale, ritorniamo a noi dopo queste piccole parentesi. Quando dovrete tornare indietro, mettetevi proprio a filo. Ora non esagerate, perché sennò quando userete la traslazione c'è il rischio che cadiate. A noi ci è andata bene, perfetto. Ora bisogna andare laggiù dentro, perché lì in realtà è sopra, arriverà la famosa carrozza che ci porterà via. Ce ne andiamo di qua. Facciamo come sempre attenzione a non fare la cazziatella all'ultimo. Ok. La parte più rischiosa, guarda come mi ha messa a merda. La parte più rischiosa è questa. La freccia me la dà, state zitti. Ora posso solo sbagliare io. Quindi, una volta arrivati qui, ci spostiamo qua giù. E ora arriveranno due guardie con la carrozza che ci servirà a noi per levarci di culo. In teoria. Se non sbaglio, eccole. Ed eccole qua. Vai, vanno a mille ste carrozze. Qui bisogna essere un po' rapidi, eh. Se no, ve la potete prendere anche con più calma voi, ma io preferisco giocarmela. Così. Ok. Più spettacolare per il pubblico. Ora, cosa succede? La missione sarebbe anche finita perché noi ci prendiamo questa robina qui, l'elisir, questo giornale che non lo volevo prendere, l'amuleto d'osso. Acrobata. Forse questa volta la vita non mi ha fatto muro. Acrobata. La velocità di arrampicata è leggermente superiore. Ok, è una cavolata però. Meglio di niente. Dicevamo, la missione è finita perché là abbiamo la carrozza, ce ne potremo andare, però prima vi ho fatto comprare una chiave. La chiave a cosa serve? Allora, mi raccomando, modalità silenziosa. Quando questa guardia appena la vedo. Vabbè, io sento. Ma che cazzo sono questi rumori inquietanti? Comunque, quando ora arriverà una guardia. Eccola, questa guardia. No, non è lei. Dovrebbe passare una guardia. Che non passa. Ora mi faccio scoppiare all'ultimo. Stai a vedere, ve lo dico io. È un film già. Ma Cristo, ma ne ero abbastanza sicuro ci fosse una guardia. Eccola, finalmente. Quando questa guardia si leverà dai coglioni, noi
Cavolo, è andata. Eccola, sta tornando indietro. Eccola lì. Noi potremo traslarci laggiù, usare la famosa chiave che si è preso, la chiave, e chiudere. Ok. Perché tutto questo? Perché qui c'è quattro spiccioli che a noi sinceramente ci può fregare letteralmente, sono per gli accattoni come me. La chiudiamo. Ma qui c'è una bella cassaforte. I soldi non bastano mai. Eccola qui. Potete alzarvi perché la porta vi copre le spalle. Prendiamo tutto, tutto, no? Non guardiamo in faccia a nessuno, ragazzi, tanto. Ok, la richiudiamo. Ora bisognerà però aspettare. Anzi, c'è anche questa mina qui soporifera, guarda, stordente, ho detto la cazzata, che la guardia ritorni. Eccola, la vedo di già questa volta. Ok, che cavolo è andata? Eccola, sta tornando indietro. Mi raccomandi, veloci come dei razzi. Sì, vabbè, non è stato bellissimo da vedersi, ma ce l'ho fatta. La guardia infatti sta tornando. Qui abbiamo, vabbè, ricercata per Anderson Strude. Sì, va bene, è un capobanda. Comunque, finalmente ce l'abbiamo fatta. Qui c'è nessuno da saccheggiare. Soldi facili, come dicevo. Questo bobo c'ha qualcosa? Saccheggia. Ora noi ce ne andiamo in questa carrozza. E direi che la prima parte di questo quarto, mi sembra capitolo, la posso interrompere tranquillamente qui, una volta arrivato non so dove. Va come un razzo, sembrano le montagne russe. Se queste non sono montagne russe, speriamo non ci sia la mega discesa finale. Ma sfida la forza di gravità, guarda come va. E invece eccoci qua. Siamo arrivati. Posso vedere la villa di Jindosh da Io qui. non la vedo, sarà quella. Il cancello è chiuso, mi serve il Ok. coraggio. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, perché vedo che ho parecchia compagnia. Mi metto qui. Alla prossima.